Allora, niente, sono appena arrivata a casa, non guardate il casino, perché tanto io non ho mai tempo di mettere a posto, o per meglio dire lo farò dopo, adesso ho voluto mettermi qua a registrarvi dei video perché ho un po' di roba da mostrarvi. E quindi bando alle ciance e niente. Come posso dirvi? Allora, io in un periodo della mia vita avevo l'abitudine di scrivere un diario, che non era niente di che. Scrivevo quello che era successo durante la giornata, nulla di trascendentale. Allora, però c'era sempre, o li trovavi con la copertina con la calamita oppure col lucchetto che a me non piacevano. Mi è tornata la voglia di scrivere un pochettino, perché mi è sempre piaciuto scrivere, odio leggere, ma adoro scrivere. E quindi, cazzeggiando su Amazon, ho trovato questa agenda qua, che devo dire è molto bella. Come vedete, c'è la chiusura con la combinazione. Si apre così e c'era anche viola, però mi piaceva questo verde acido, insomma. L'ho trovata davvero carina e poi mi piace il colore perché è bello vivace, come sapete. Vabbè, il mio colore principale preferito penso che ormai lo sappiate da un pezzo, se mi chiamo Pink Lady ci sarà un motivo, ed è il rosa, o per meglio dire il fucsia. Però amo molto anche il verde acido, i colori molto accesi, non mi piace il nero, marrone, bianco o quantomeno il bianco in parte, il nero anche. Il marrone è un colore che mi piace solo nel cuoio, se devo essere sincera. E allora ho preso questa qui, l'ho pagata sui, scusate che ve lo dico, prendo il telefono, datemi 2 secondi, perché chiaramente adesso che ho la videocamera posso anche fare delle cose più come posso dire, fatte meglio. Anche se la strada è ancora lunga e devo ancora capire un sacco di cose, e poi comunque lo faccio quando ho tempo. Adesso ve lo dico subito quanto l'ho pagata. Tatatatata, aspetta, aspetta. Poi se mi ricordo vi metto anche il link, che sarebbe cosa buona e giusta e che non guasta. E l'ho pagata, dove sei? Aspettate un secondino, vi faccio perdere tempo. 15,99 euro, 16 euro con Prime, perché io ho Prime. Vabbè, vi dicevo, la chiusura con il codice numerico all'interno. Allora, la prima parte è fatta così. Aspettate che abbasso un po' le luci qua, perché oh, sì, adesso l'ho abbassata un po' troppo. È fatta così. Poi aspettate, mamma mia, se riuscissi a girare le pagine sarebbe una cosa un po' carina. Poi è scritto chiaramente in cinese o giapponese, non lo so, che non ci capisco una beata. Ci sono i segni zodiacali, ma se mi facesse la messa a fuoco, eccola, è sempre tutto scritto in cinese. Comunque avete tutti i segni zodiacali. E poi le pagine sono fatte così. Allora, sopra è così, devo così. E poi sotto ha questo disegnino. E sono tutte bianche, così uno ci può mettere la data, ci può mettere quello che vuole. Poi all'interno dell'agenda ci sono delle pagine completamente bianche. Adesso, se le vado a trovare, sono fatte così, hanno solo il bordino. E altre cose da dirvi su questa agenda? No, aspettate che la, perché mi è appena arrivata, quindi la sto guardando anche io con voi. Mi sono solo fatta mettere il, no, vabbè, queste pagine bianche. Allora, la penna non era compresa, la penna l'ho messa io, però avete anche il portapenne e qui avete la taschina. Adesso ancora incollata perché è nuova. Qua avete due taschine per mettere le vostre cosine. Adesso è vero che l'ho comprata per scrivere tutto quanto. E vabbè, una volta chiusa, chiaramente è così. Trovo che è carino, non è neanche né piccola né grande. Vi dicevo, devo trovare il tempo di scriverci sopra perché non riesco neanche più a fare le unghie, quindi sono un po' nelle canne. Poi quando sono a casa c'è da rassettare perché ho solo un giorno e mezzo di riposo, quindi è un po' così. Però spero di riuscire a farne buon uso il prima possibile. La mia opinione merita. Secondo me merita, è fatta bene, è bella spessa, è rifinita bene. Al momento non posso dire nulla, cioè la trovo davvero, davvero, davvero molto carina e fatta bene, ripeto, mi sento di consigliarvela. Se poi, a meno che voi non cerchiate un bullet journal o quelle cose un po' più complicate che a me non appartengono, ci ho provato una volta a farlo e ci ho rinunciato perché proprio
mi stressano. Invece preferisco avere il classico diarietto dove posso scrivere i miei pensieri o la mia giornata senza avere troppe cose, insomma, mi piace proprio scrivere e basta. E niente, questa era la recensione sull'agenda, o per meglio dire sul diario. E niente, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo dopo per un altro video perché adesso ve ne giro un po'. Ciao!